L'abbiamo fatta, è la prima, credo, anche se siamo ancora alla fine della stagione 2016-2017, ma sicuramente è la prima occasione per la prossima, per la stagione nuova. Direi di lasciare subito la parola al commissario che ha qualcosa da dire. Un attimo solo che si spostano i fotografi per la ripresa. Buongiorno, buongiorno a tutti, scusate questo ritardo. Allora, oggi, prima, tra poco ci sarà l'iscrizione per il nuovo, il prossimo campionato 2018-2019. Stiamo provvedendo a tutti gli adempimenti, abbiamo già richiesto la fiducia necessaria, entro fine mese si provvederà a tutti i pagamenti che residuano, quindi il pagamento di stipendi, contributi, tutto quello che è comunque nella normalità che venga fatto. La riunione che, la conferenza che ho chiesto, abbiamo chiesto oggi riguarda, siamo anche nell'imminenza di due altri eventi. Come ben sapete, ma avete anche scritto voi, c'è questa udienza dinanzi alla Procura Federale per il deferimento che ha avuto la società Foggia per i noti fatti, che coinvolge sia la società, e io parlo esclusivamente della società, che di altri soggetti, tra calciatori, dirigenti e così via. E più farò un breve cenno anche sulla questione relativa alla problematica che abbiamo in corso con la Lega di Serie B inerente alla revoca della mutualità relativa a quest'ultima stagione che si è conclusa. Allora, per quanto riguarda il ricorso alla Procura Federale, l'udienza della Procura Federale che si terrà venerdì prossimo, come avete sapete, la società è assistita in questo dall'avvocato Iudica di Milano, che ho incontrato più volte. Stiamo collaborando sulla predisposizione delle memorie difensive attraverso relazioni sia di natura legale che di natura tecnica, ovvero sono fatte dal sottoscritto sulla base dei bilanci anche dell'anno passato e degli ultimi due anni. Ho avuto un incontro anche col procuratore federale circa una settimana fa a Roma, chiaramente con l'avvocato insieme al collega avvocato Ardito. L'incontro è stato un incontro per cercare di smorzare tutta una serie di accuse che sono state alzate nei confronti del Foggia, di spiegare meglio determinate situazioni, e sulla base di questo io devo dire la verità, sono abbastanza fiducioso, nel senso che ho sentito, letto, qualcuno ha detto su penalizzazioni, numeri molto molto alti che potrebbero esserci a carico del Foggia. Io sinceramente non sono d'accordo su questo. Sono fiducioso, quindi spero, sono convinto che questa storia possa finire, insomma, nel migliore dei modi per la società. Il nostro avvocato sta lavorando molto bene, sta seguendo molto bene i rapporti anche con la Procura Federale, quindi mi auguro che già in occasione della prima udienza di venerdì prossimo possa concludersi favorevolmente la posizione del Foggia Calcio. Per quanto riguarda invece la questione della revoca della mutualità,
anche per questa problematica abbiamo proprio oggi presentato un ricorso al Tribunale federale, in quanto questa, a mio modo di vedere, è effettivamente stato un provvedimento di natura spropositata nei confronti della società. E la cosa che mi ha dato particolarmente fastidio è che è stato un provvedimento adottato in occasione di un'assemblea della Lega di Serie B a voto segreto, con la maggioranza dei voti degli altri presidenti delle società di calcio della Serie B. Questo perché la fideiussione... Allora, innanzitutto voglio dire una cosa, che da prima della mia venuta, perché la scadenza della fideiussione era prevista per il mese di gennaio, 22 gennaio, mi sembra, adesso non ricordo esattamente, da parte della società mi è stata tutta la buona fede per concludere questo iter di presentazione della fideiussione. La fideiussione addirittura, e questo è tutto ampiamente documentabile, quindi la fideiussione addirittura era stata anche pagata, era stata anche emessa. Il Foggia Calcio ha avuto la sfortuna che il giorno in cui doveva essere ritirata il documento della fideiussione, in quello stesso giorno ci furono purtroppo i provvedimenti di custodia cautelare per l'ex presidente. Quindi in quel momento improvvisamente la società Generali bloccò il rilascio della fideiussione. In occasione di una delle prime assemblee di Lega dove sono stato presente, questa problematica chiaramente le prime volte non l'avevo nemmeno capita tanto bene, cioè, quindi mi era stato sollevato il problema della mancata presentazione della fideiussione. Io dissi in quell'assemblea, cioè, vabbè, la prossima assemblea io verrò qui con la fideiussione predisposta, e così ho fatto. Quindi la stessa Generale Assicurazione, da me contattata, ha rilasciato la medesima fideiussione per il medesimo periodo, ma via di più, nel frattempo il Foggia aveva già pagato stipendi fino a marzo e così, quindi addirittura Generali aveva un rischio minore nel rilasciare quella fideiussione. Quindi io ho presentato la fideiussione, ciò non toglie che a mio modo di vedere, senza dubbio, poteva esserci una sanzione nei confronti del Foggia, perché il termine non era stato rispettato, è stata presentata oltre. Ma la revoca totale della mutualità mi sembra una cosa veramente spropositata da parte della Lega di Serie B. Tra l'altro, io, la mutualità che cosa è? Effettivamente, la mutualità sono i contributi che la Lega nell'ambito di una stagione concede alle singole società. Ora, la mutualità del Foggia, io l'ultimo prospetto che avevo da parte della Lega, doveva aggirarsi, si aggira, tenete presente che 1 milione è già stato dato, tra il 2.100.000 e 2.200.000 alla fine della stagione. Quindi un danno di 2.200.000 euro quando la fideiussione è stata presentata in ritardo, la prima fideiussione era stata predisposta, quindi si è dimostrato questo, il bonifico era stato anche fatto alle generali assicurazioni, il Foggia non ha un giorno di ritardo nei pagamenti di stipendi, contributi, ritenute, tutto quello che ci sia, è veramente un qualcosa di abnorme nei confronti. Io so, anche su questo argomento sono molto fiducioso. Abbiamo dato incarico al professor Catricalà, che proprio ieri sera mi ha inviato la bozza del ricorso che viene presentata oggi. Siamo molto fiduciosi, ci auguriamo, noi abbiamo chiesto anche che
nel frattempo vi sia una sospensiva di questo provvedimento. Perché una sospensiva? Perché comunque entro il 25 di giugno c'è da azzerare per l'iscrizione al nuovo campionato il conto che si ha con la Lega Calcio. Significherebbe entro il 25 di giugno, perché ci viene addebitata la mutualità, andare a coprire anche questa somma. Nell'ambito di tutte queste problematiche voglio dire che noi siamo in continuo contatto con la società SC, che è chiaramente la proprietà del Foggia Calcio, con gli amministratori della SC e così via. Questa, sono state esaminate anche queste situazioni. Entro la fine del mese tutte le voci necessarie, obbligatorie per l'iscrizione della società al campionato di Serie B verranno pagate e coperte. Quindi c'è la totale, piena e ferma intenzione e disponibilità di proseguire con di regolarizzare tutto, perché non è necessario per l'iscrizione al campionato. Abbiamo in corso anche a breve c'è stato fatto un bando dal comune, quindi ci sarà la convenzione definitiva per qui lo stadio Zaccheria, fermo restando che il Foggia comunque è previsto dalla convenzione, necessariamente gioca in questo stadio, perché c'è proprio l'ascito che prevede l'obbligo di far giocare la squadra di calcio nello stadio qui in Zaccheria. Infine, l'ultimo aspetto che è di natura sportiva invece, qui c'è come Luca Nember, che vi confermo che rimane sia per questa stagione che sta iniziando, quindi per la 18-19, sia anche per la 19-20. Quindi lui ha confermato l'impegno con noi, verrà sottoscritto, è stato in pratica sottoscritto già il contratto con Luca Nember, quindi lui lo confermo a titolo definitivo, il suo impegno è già partito da parecchio tempo per la nuova stagione per il Foggia Calcio. Come vi dissi in occasione della prima conferenza stampa, certamente Luca si interfaccia con me per tanti generi di problemi, di situazioni e così via, ma lui sotto l'aspetto sportivo ha carta bianca, nel senso che le decisioni, tutti i rapporti a livello sportivo, a livello calcistico, sono ripercorsi da lui, tenuti da lui, e così sta già lavorando per la nuova, per la prossima stagione. Io ho finito, quindi tu Franco vuoi dire qualcosa? Aggiungere qualcosa? Quindi no, di farcela c'è. Ah. Non no. Solo che ce la stiamo mettendo tutta, ma veramente tutta. Anch'io sono fiducioso, tutti gli incontri che abbiamo fatto, qualche volta abbiamo anche dovuto battere i pugni sul tavolo, però alla fine penso che il risultato lo porteremo a casa, soprattutto se riusciamo a smontare questo effetto mediatico che probabilmente se riusciamo anche a ridurre questo effetto mediatico su questa vicenda, che ci sta parecchio danneggiando, perché poi quando si vanno a spiegare i fatti nel dettaglio e stiamo ai fatti e si smonta l'effetto mediatico, le cose vanno riportate nella giusta dimensione. Solo questo. No, io non è che come partenza di discorso io ringrazio il commissario, gli amministratori della proprietà per avermi stimolato, incaricato per cercare nei prossimi due anni di ottenere l'obiettivo di andare in Serie A. Quindi questo è un messaggio che sia la società in toto fa passare. Io spero e sono convinto di poter aiutare tutti per
ottenere questo traguardo nei prossimi due anni, cioè da oggi, che non lo otteniamo l'anno prossimo, non importa, ma nei prossimi due anni questo è l'obiettivo che la società in toto mi ha chiesto e io me la sento, quindi sono rimasto qui per cercare di centrare questo obiettivo, per cercare di dare a questa città, a questa piazza che secondo me merita, i palcoscenici importanti, di poterla portare di nuovo ai livelli che secondo me gli competono e merita. Nient'altro. Giuseppe Teledauna. Allora, dottor Giannetti, sa quanto importante sia il suo ruolo in questa situazione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della procura federale, non sia per quanto riguarda la mutualità che per quanto riguarda l'eventuale penalizzazione. E, è un po' strano, no, che ci sia creato questo dubbio sull'entità della penalizzazione, tantissime le voci circolate, forse anche in maniera infondata. Però c'è comunque stato successivamente alle prime dichiarazioni del procuratore federale che dovrà emettere poi il giudizio una sorta di acredine nei confronti del Foggia Calcio, ingiustificato considerando che la sua carica viene proprio insomma da un organismo giudiziario. Io credo che abbiamo chiarito diversi aspetti anche con la procura federale, perché l'incontro è stato molto cordiale, l'incontro che abbiamo avuto a Roma. Senza dubbio, nel momento in cui io alla procura federale, o meglio al mio avvocato che poi presenta la procura federale, faccio delle relazioni, chiarisco degli aspetti contabili relativi ai bilanci degli anni passati eccetera, certamente nel momento in cui li faccio io in qualità di commissario giudiziale vengono viste in una maniera quasi ratificata insomma da parte, quindi noi ce la stiamo mettendo tutta nel chiarire tutta una serie di aspetti riguardanti sia l'ultimo anno che gli altri anni precedenti. C'è un impegno fermo da parte mia insieme all'avvocato, credo, ecco perché sono fiducioso, che queste dichiarazioni, questi chiarimenti che verranno portati innanzi alla Procura Generale, alla Procura Federale, potranno essere valutati con maggiore attenzione e con più serenità anche da parte della Procura Federale, in quanto appunto rilasciati da un commissario giudiziario, quindi non da un soggetto terzo. Possiamo fare qualche domanda al direttore? Prego. Di natura sportiva. Silenzio stampa, possiamo interagire, il silenzio stampa è finito. Non c'è mai stato. Abbiamo solo chiesto magari un po'. Vabbè, era una battuta. Grazie. Per quanto riguarda il discorso allenatore. Allora, con Stroppa fino a un paio di settimane fa eravamo in sintonia su quello che potevamo fare per il proseguo, diciamo, del progetto. Poi magari nell'ultima settimana lui ha avuto delle esternazioni diverse da quelle che magari ci aspettavamo, quindi magari secondo me inteso o ha preferito magari cambiare situazione, ha chiesto di poter cambiare, quindi preso atto di questo, siccome comunque fa parte di un direttore sportivo, monitorare allenatori indipendentemente se ne hai uno, quindi abbiamo voltato pagina e ci stiamo andando a fare per trovare il profilo che possa competere con noi per ottenere il risultato che vi ho detto prima. Ma oggi è ancora un tesserato del Foggia, Stroppa? Sì, oggi è ancora un tesserato del Foggia, c'è stato un contatto una settimana fa col Crotone, anche ieri per alcune questioni che magari poi sai, è uno sotto contratto, quindi la società ha comunque delle esigenze e quando magari viene interpellato un tesserato senza magari passare per rispetto da chi lo gestisce, poi magari mai succedono alcune situazioni che dopo possono andare a finire in un altro modo. Poi, indipendentemente da Stroppa essere sotto contratto, il Foggia cambierà allenatore. Vi siete dati una scadenza, la data del 22 può essere un riferimento? Con chi? Con un nuovo allenatore? No.
ci sei, io abbiamo iniziato a far parlare con qualche profilo che ci interessa e stiamo valutando dopo in base a non penso che il 22, anche perché il 22 c'è la procura, c'è il primo giudizio, non penso che siamo partiti oggi perché c'è fiducia e c'è, se dobbiamo aspettare il 22 allora ci presentavamo dopo, quindi a noi questo poco interessa, se no arriviamo all'inizio campionato e stiamo ancora qui a capire cosa dobbiamo fare. Già non ci interessava prima, questo il fatto del silenzio non è che siamo andati, purtroppo non siamo andati in vacanza, quindi abbiamo cercato comunque di lavorare un po' sotto traccia per essere un po' più tranquilli, però a me il 22, il 28, il 35 non, poco importa, e anche l'allenatore se mi desse dire aspetto il 22 e allora lo aspetterà con un'altra squadra. No, infatti questo è il riferimento, se c'è qualcuno che dice voglio se mi fide prima come non sarà il nostro allenatore. Ah, perfetto, quindi prima del 22 potremmo avere... No, lo posso avere l'allenatore domani o magari anche il 30, ma se mi dovesse dare questa scadenza mi preoccupa. Perfetto. Vuol dire che non credo in quello che gli dico io o quello che gli sta dicendo la società, in primis da oggi dal nostro rappresentante legale, quindi vuol dire che stiamo raccontando una stupidaggine, invece non è così. Grazie. Prego. Buongiorno, Giovanni Vigilante, sono Foggia.it. Volevo fare una domanda al dottore. Se è previsto o comunque è in dirittura d'arrivo il suo incarico e se seguirà invece anche il calciomercato. Allora, per quanto riguarda il mio incarico finisce il 19 settembre, quindi previsto da un'ordinanza di un giudice con cui io mi sento periodicamente per varie questioni. Per adesso abbiamo dato l'incarico, penso che per fine luglio dovrebbe concludersi per rifare, per rimodulare il modello 231 della società. Come vi avevo detto, tra l'altro, è una cosa che può diventare interessante anche per altre società di calcio, perché me lo hanno già chiesto, in quanto, ahimè, il Foggia è stato commissariato proprio in relazione al modello 231 che non è stato ritenuto idoneo. Molte società di calcio hanno iniziato a preoccuparsi di questa problematica sulla scorta di quello che è successo a Foggia. Quindi una volta terminato questo, completato, andrà inviato poi al giudice, il giudice dovrà approvarlo, insomma, fermo restando che c'è un'ordinanza che dice che la scadenza dell'incarico è il 19 di settembre, come se fosse una sentenza in sostanza. Bene. Per quanto riguarda il calciomercato no, assolutamente. È chiaro che il mio compito sarà quello di firmare i contratti. Mi serve sì. E non solo quelli. Quindi, non è nelle mie, c'è cioè, delegato il direttore sportivo, quindi quello che fa lui è giusto. Salve, Alessandro Tosco, Foggia Today. Volevo fare una domanda sia al dottor Giannetti che al direttore. C'è comunque la possibilità che il commissario possa slittare oltre la data del 19 settembre? A mio modo di vedere assolutamente no. A mio modo di vedere, salvo che ci siano altre questioni che io non so. Lo dico molto francamente, molto chiaro. Ma a mio modo di vedere assolutamente no. Poi al direttore, c'è la possibilità che la vicenda di Cracolo possa in qualche maniera incastrarsi con la situazione contrattuale di Stroppa? No, perché c'è già stato fatto un contratto di Boli, quindi non si può, sono due cose separate e distinte, non c'è. Assolutamente no. E per gli altri prestiti con riscatto, qual è la tempistica? Il riscatto Camporese, Incastro, Agazzi? No, secondo me hai una valutazione sbagliata, che il campo di caso sono nostri, c'è solo Agazzi che non è nostro, che ne è riscatto, ma gli altri sono giocatori nostri, sono giocatori del Foggia Calcio da tempo, non da oggi. È solo Kragel e Agazzi che abbiamo la possibilità di fare riscatto. Io ho già detto, mi sembra un mese fa, che Kragel, non so se un mese fa o Kragel sì, verrà riscattato, quindi rimaniamo a fine di giugno. No, noi abbiamo la possibilità entro il 20 di giugno di riscattarlo. Perché
ci sono dal 18 al 20 riscatti, dal 21 al 23 contro riscatti, contro riscatto non lo hanno, quindi traggono un giocatore del Foggia. Tre ragazzi invece? Tre ragazzi in questo momento ne stiamo ancora parlando, quindi non siamo ancora arrivati a una quadra. Grazie. Buongiorno, Emanuele Rosario della Gazzetta dello Sport. Volevo fare una domanda al commissario sulla questione del processo giudiziario del 22, se c'è la possibilità, se state valutando l'ipotesi di patteggiamento, quindi per la prima del 22, se con i legali state provando a perseguire. L'atteggiamento si fa in due, ci si fa noi con la procura. Se al Foggia potrà convenire il patteggiamento, e ha fatto il patteggiamento, chiaramente deve essere d'accordo anche la procura. Quindi nel momento in cui si venga trovata, chiaramente questo è un discorso che verrà preso sia insieme alla proprietà, al direttore sportivo, una buona soluzione per il Foggia che venga provata anche dalla procura, potrebbe esserci anche un patteggiamento. Buona, favorevole intendo, e dobbiamo discutere. Cioè, se la procura viene da me e mi dice patteggiamo a 15 punti, io non patteggio questa evidenza. Mi dice patteggiamo un punto, è buona. Ma per il Foggia a quanti punti? Guardi, veramente non ne abbiamo parlato. Oltretutto lo sta verificando anche lei. Dottore, invece sull'altra questione... La questione è che... Scusami. La contestazione per cui il Foggia è stato deferito, sapete, non le posso rispondere. Perché io mi sono anche informato con altri legali, amici e così via. La questione per cui non è possibile dare una valutazione in questo momento è che questa fattispecie del Foggia, anche questa è la prima volta che va in procura federale. Pertanto non abbiamo un precedente, cioè io se ho pagato con un mese di ritardo un calciatore o ho sbagliato un versamento, cioè, so quant'è la penalizzazione a cui vado incontro, perché di questo genere di irregolarità ve ne sono a migliaia oramai nelle varie leghe eccetera, ma su questa cosa noi non siamo in grado ancora di capire, ma lo saremo tra brevissimo, di capire quale potrebbe essere la soluzione migliore per noi. Zero punti. Più uno, ma io sono più uno. Guardate, nel sistema dovete presente una cosa, siccome oramai ci siamo dovuti attrezzare con il diritto sportivo, la norma prevede una sanzione pecuniaria ed eventualmente i punti. Se lo continuiamo in questo, noi siamo molto fiduciosi, ecco perché io vi ho detto, nel momento in cui abbiamo fatto capire che il problema è questo, siamo fiduciosi. Ovviamente noi dobbiamo tener conto anche di una situazione, penso, che un patteggiamento probabilmente ci darebbe maggiore serenità, ma dal punto di vista sanzionatorio io mi sento abbastanza fiducioso, solo che se devo dare serenità innanzitutto a Luca Hemper, benissimo, facciamo un sacrificio, però ci dobbiamo porre in quest'ottica. La norma dice una pena pecuniaria da A ed eventualmente le... Noi quando ci siamo fidati le carte abbiamo tenuto conto anche del monte salari del Foggia e ci siamo fatti una serie di considerazioni. Allora, se ragioniamo su questo, io dico andiamo avanti, però per l'altro verso, se io devo dare serenità alla squadra, all'ambiente, a voi, sono disposto a fare un sacrificio per dare serenità, perché è giusto che lui, se il 22 lui ha una certezza, probabilmente anche lavora più tranquillo. Allora su questo 2, 3 punti, 1 punto, non lo sappiamo, sarà in quel momento che diremo questo ci,
ci conviene sacrificarci perché dall'altra parte pesa la serenità di tutto l'ambiente. Ma ci sarà un incontro? Guarda, non ci dite queste domande. Se ci deve essere un incontro, partiamo e andiamo. L'incontro è nato in 10 minuti, andiamo. L'incontro bisogna essere in due, se noi siamo sempre disponibili sulla mente del nostro lavoro, in ogni momento a partire per il Foggia. Certo, creiamo le condizioni, ma lasciateci lavorare tranquilli, quello che si può fare sta tranquilli che lo faremo tutto, senza lasciare trascurare niente. Dottore, sull'altra invece questione sempre con il Tribunale Nazionale Federale, se non dovesse arrivare la sospensiva, si apre un problema di restituzione entro il 26, se non sbaglio, di 2 milioni di euro. Esattamente, sì. È stato preso in considerazione. Avete preso in considerazione? Assolutamente, l'ho detto. Sì. Che è vincolante per l'iscrizione al campionato. Sì, sì, ma la proprietà ha già dato. Ora, non, sinceramente, questa è una risposta mia adesso. Io non so se si potrà provare a trovare, perché mi hanno mandato ultimamente una. No, non una dilazione, se si può presentare una fiduzione per sospendere nel frattempo prima di pagare, perché ho avuto proprio recentemente dalla FGC un documento che dice anche questo, quindi ma o in una maniera o nell'altra la mettono a posto. Dobbiamo mettere a posto assolutamente, perché il conto Lega deve avere saldo zero. Volevo chiedere un'ultima cosa, se l'incontro che ha avuto lei con l'avvocato Ardito, con il procuratore Pecoraro, siccome sono venuti fuori anche dei comunicati da parte delle istituzioni, parlavo di punizione esemplare, anche abbastanza evidente, ha parlato il sindaco, ha parlato un consigliere regionale anche di questa cosa, chi si lamenta che c'è giustizia sì piuttosto che sia giusta, se fosse stata una situazione anche di esasperazione rispetto a quella che era la posizione del Foggia, perché questo è quello che è trapelato poi rispetto a quello al vostro. No, non ho capito sinceramente che comunicati ci sono stati. Il sindaco ha fatto un comunicato sulla questione della mutualità e poi. No, ma mi sembra che quei comunicati che il consigliere regionale e il sindaco avessero ad oggetto la questione della mutualità, non della procura. No, c'era anche la parte della giustizia esemplare, le sentenze esemplari nei confronti del Foggia. No, ho letto il comunicato, ho scritto. Sì, sì. Era venuta fuori questa cosa, questa voce che la procura. Ma esemplare nel senso positiva? No, in senso negativo si era parlato anche. Faccia il suo anche se nessun c'è. Ah, okay. Con la procura abbiamo chiarito molti aspetti, li stiamo ancora chiarendo perché ci hanno chiesto di determinate cose, ma meglio le ha chieste il mio avvocato, quindi non credo che si lasciano influenzare anche da aspetti esterni. Al direttore volevo chiedere se già un identikit del possibile sostituto dell'allenatore, se come state lavorando e se quella poi sarà vincolante anche a quelle che sono le operazioni di mercato che dovrà fare. No, è chiaro che qualche idea dobbiamo averla, altrimenti sarebbe grave, un identikit nostro per quello che rappresenta la piazza, per quello che rappresenta la società, la proprietà, per quello che vogliamo provare a fare nei prossimi 2 anni. L'abbiamo, quindi in base ovviamente a chi c'è disponibile, perché non posso ovviamente pensare alla natura che sia in questo momento confermato in un'altra parte, quindi chiaro che potrebbe essere una scelta che comunque ci possa piacere, magari non so se potrebbe essere quella che alla fine pensi, però chiaro che dobbiamo trovare un profilo che ci deve portare a ottenere un risultato importante, quindi il progetto sarà sicuramente minimo di 2 anni, altrimenti parliamo inutilmente. È chiaro che la campagna acquisti, indipendentemente a me piace comunque avere un confronto, ho già incontrato qualche profilo, quindi comunque se ne parla già, comunque chi viene a Foggia sa magari qualche che fa parte di questo ambiente, che tipo di giocatore è il Foggia, posso fargli capire che tipo di giocatori piacciono a me, che tipo di giocatori si possono usare sul mercato, che tipo di idea di gioco possiamo avere insieme e quindi se ne parla, quindi non è che poi bisogna trovare lo stesso un assetto, un binomio, altrimenti non possiamo fare 2 strade separate, quindi questo sì.
Carella, Corriere del Mezzogiorno. Una domanda a testa a partire dal commissario Giannetti. Ha parlato di questa possibilità di patteggiare, qualora ci fosse una positività della pena, in questo caso nei confronti del Foggia. Le chiedo se nei prossimi giorni, da qui al 22, è previsto un incontro per, con la Procura federale per discutere proprio di questo. No, da parte mia no, assolutamente. Poi, no. Invece penso che fino al 22, poi non so, è una cosa che porta avanti l'avvocato, chiaramente, non io, no? Io faccio quello che mi dice fare il mio avvocato, però, esperto della materia. In caso di patteggiamento sarebbe previsto prima del 22 un'accettazione del patteggiamento oppure per forza? Sì, verrete chiamati nel caso ci dovesse essere, esatto, questa. Vabbè, ma il 22 io penso che starò a Roma, quindi poi Invece qualche domanda per il direttore sportivo Luca Nelber. Qualche uno. Innanzitutto, che significato ha avuto per lei il fatto di essere stato riconfermato per 2 anni in un momento così difficile dopo quello che ha passato? Perché ricordo la sua ultima conferenza stampa dove parlava, no, di un momento difficile dove era costretto a fare tante cose. Probabilmente è finito, non è che sia finito in questo momento. Esatto, quindi in relazione anche a quello che ha detto, alla sua volontà di continuare, alla volontà della società, che momento è stato per lei dal punto di vista professionale? Ringrazio per la conferma, però è stata anche la mia scelta, ma non per sminuire il Foggia, ci mancherebbe, ho avuto per fortuna anche qualche richiesta in categoria superiore, che però in questo momento, forse non so se giusto o sbagliato, non mi sono sentito di accettare, anche considerando il fatto quello che qui stava succedendo. Io spero di aver fatto la scelta giusta per me, ma soprattutto per il commissario, che in questo momento ci sta dando una grossa mano, anche se mi spiace male quello che è successo alla famiglia, però oggi loro si stanno dando da fare, nonostante possano essere tra virgolette a scadenza, ci stanno mettendo anima e corpo per difenderci da questi attacchi, magari anche mediatici, da queste suggestioni che si sono create. Quindi io, tra parentesi, li ringrazio, perché non è facile, perché io non so neanche se devono farlo per la gloria a questo punto, al di là dell'incarico che ho avuto dal PM o dal giudice. È chiaro che in questo momento vi servono, perché per cancellare un po' di ombre, togliere un po' di nuvole su quello che magari si possa creare intorno al Foggia. Io ho bisogno, perché se parlo da solo e non ho dei riferimenti come gli avvocati, come la società, come il sindaco, come le istituzioni, dopo portare a casa la gente può essere un po' più impegnativo, questo lo dovete. Però dal punto di vista professionale io, se ho accettato di rimanere, è perché per me è un punto importante, perché dover pensare di ottenere un obiettivo personale, di portare questa piazza alla massima serie, capisci bene che in primis è gratificante per me. Poi è chiaro che la società, la squadra, i tifosi saranno contenti, però per me è una gratifica eccezionale, quindi ecco perché poi alla fine ho questo stimolo di rimanere in forza. Ecco, ho parlato di là delle cose in più da fare, ma questo non so cosa fare tutto il giorno, quindi la giornata è lunga. Ha parlato chiaramente, no, di obiettivo Serie A in 2 anni, anche con una certa forza, no, consapevolezza di quello che può fare. Gli chiedo cosa le dà tanta forza, al di là delle sue capacità che sente, insomma, anche rispetto a quello che era il mio. Ma è anche un po' di incoscienza, magari, della forza. No, penso che uno deve essere convinto di quello che vuol fare. Poi è chiaro che è la scienza esatta, è la bacchetta magica, non c'è. Però penso di avere un modo, voglio fare un modo, ma non lo posso ottenere da solo, non è che da solo, io ho tanti miei collaboratori, ho chi lavora dietro le scrivanie qua dentro nello stadio, sono importanti anche loro per ottenere un obiettivo, è importante la città, è importante il pubblico, è importante voi, per se ci aiutate in quello che scrivete, non da solo, faccio poco, ma io posso dare una mano, posso dare il mio contributo per quello che mi compete. Poi è chiaro che sarà l'allenatore, sarà la famiglia, sarà il commissario che deve firmare i contratti se mi sono i giocatori alla sveglia, altrimenti non andiamo più da nessuna parte, una battuta. Però tutti sono importanti, magari da solo dove vado. A proposito di difficoltà, e chiudo con questa. Sono 4, sì. È la terza. Siamo a metà, tra la 2000 e la 2000 e la 4 solo. Quali sono le linee guida da seguire in questo calciomercato che in questo momento andrà ad aprirsi? Perché ci sono alcuni calciatori che, in attesa di sapere se ci saranno sanzioni o meno,
andranno valutate anche da questo punto di vista, se saranno disponibili o meno nel campionato. Comunque sono calciatori che fanno parte in questo momento dell'organico. E per quanto riguarda il tecnico, se si proseguirà su un tecnico che avrà il 3-5-2, che è il sistema che usa in questo momento la squadra, oppure è indipendente in questo momento la scelta da quello che sarà il modulo. Oh, ti parto dall'allenatore. Secondo me oggi è chiaro che dobbiamo avere un'identità per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, questo secondo me è fondamentale, e quindi sto cercando un allenatore che abbia, non una questione di modulo, una questione di caratteristiche, una questione di concetti, e che poi alla fine ci sono quei concetti, non è 10 metri in più, 10 metri in meno, al di là delle posizioni in campo. È chiaro che poi ci sono dei moduli che hanno, i giocatori hanno una caratteristica lì prestabilita. Quindi l'allenatore sta cercando, l'allenatore che cerca a 360 gradi di capire le caratteristiche e i concetti che lui vuole esprimere. Su quanto riguarda i giocatori, e questo ti do ragione, è vero, come il Foggia sta, è fiducioso su quello che poi potrà succedere dal 22 in poi, io sono fiducioso per quei giocatori che sono finiti nei 37 deferimenti. Però devo tener conto che in base a quello che succederà, di conseguenza dovrò magari modificare in corsa il cosetto. Io non penso, non mi interessa di cosa stiamo parlando, di cosa può avere uno piuttosto che un altro. Quello io preparo il piano B, ovviamente, altrimenti, però diciamo in corsa posso modificare alcuni aspetti in base poi a quello che succederà. Però mi interessa poco.